Il Giappone e lo stigma nei confronti della disabilità. Sono sempre stata affascinata dal Giappone, dai giapponesi, dalla loro cultura e quindi ho pensato, vado a farmi un viaggio in Giappone, un paese che vuole dare l'impressione di essere la perfezione, nasconde l'oscurità, nasconde uno stigma sociale verso le persone disabili che è disumano. Avete mai sentito parlare di eugenetica? Non si parla del 1800, si parla del 2022, 2020, 2016, da quando si è scoperto che venivano fatte delle sterilizzazioni alle persone invalide, disabili, senza che loro lo sapessero e senza il loro consenso. Ho trovato vari video in cui i giapponesi o chi è in Giappone, vari influencer mostrano com'è accessibile il Giappone per gli invalidi. Infatti anche negli anime e nei film vediamo nelle stazioni le varie mattonelle gialle per i non vedenti, oppure il braille, negli ascensori o nelle varie maniglie in giro per la città, nei semafori e anche in stazione, cioè per attraversare la strada e anche quando è in arrivo la metropolitana o il treno, ci sono vari suoni per avvisare i non vedenti che è in arrivo il treno oppure per appunto attraversare la strada. Vediamo anche dei video in cui c'è, io sono rimasta, non sapevo se ridere o piangere perché erano palesemente finti. Sono video in cui queste persone fanno vedere delle cose che non sono vere. Cioè, ragazzi, è palese. Io ho visto il video di questo giapponese che mostra in stazione questi due omini con un tappetino rigido in mano per far sì che quando scende la persona in carrozzina dal treno, loro lo mettono dal treno al pavimento, così la persona può passare. E ci sono due omini che fanno questo lavoro insieme. E di persone disabili se ne vedono veramente, veramente pochissime. Quindi per me è assurdo che queste due persone vengano pagate per stare tutto il giorno ad aspettare una persona in carrozzina in stazione, che ne vedranno una alla settimana se gli va bene. Per me è palesemente finto per far vedere che i giapponesi sono bravi, guarda come trattiamo bene le persone che non camminano, che sono in carrozzina. Sì, ma il problema è che non ci sono solo le persone in carrozzina, ci sono i ciechi, i non vedenti, le persone autistiche. Parola hikikomori, ha origini orientali? O mi sbaglio, origini venete, Nogenega, ve lo assicuro. Ho visto il video anche di un'altra ragazza, penso disabile, penso in carrozzina, che dimostra che in aeroporto ci sono un sacco di sedie a rotelle di varie tipologie per le varie forme di disabilità, ma sembrano nuove, ce ne sono tantissime. Quelle sedie devono essere usate perché sono lì come una serie di biciclette in vendita messe lì che nessuno usa, ci sono queste sedie a rotelle nuove. Guardate come sono bravi i giapponesi che mettono a disposizione dei disabili le sedie a rotelle. Sì, ma sono nuove, non vengono usate. Per i ciechi, per i sordi, cosa facciamo? Come includiamo queste persone? Come qui in Italia, anche in Giappone si può fare richiesta per l'invalidità. Ma purtroppo le persone si vergognano di fare questa richiesta. Possono avere sussidi, aiuti, vari bonus, ma si vergognano di fare richiesta per la disabilità, per avere questi aiuti. Quindi sì, ci sono degli aiuti, ma c'è ancora la cultura e la paura di questo stigma di essere
di vergognarsi di essere nati diversi. Vengono mostrate molte cose belle del Giappone, ma io penso che sia giusto mostrare e fare informazione anche su questi argomenti, perché se un'altra persona disabile come me ama il Giappone e un giorno vuole andare in Giappone e scopre tutto questo, mi si è crepato il cuore. Per me in Giappone sarà molto molto difficile andare, molto difficile anche per una persona che vuole viverci, trovare lavoro. Diciamo, io spero sempre che le persone prima o poi capiscano che siamo tutto un popolo. Sì, siamo diversi. È un po' razzista questa cosa, per non dire di peggio. Mi fa strano, di essere una delle prime persone a parlare di queste cose. E a me ha sconvolto molto e sono ancora sconvolta mentre vi parlo. Fatemi sapere voi che ne pensate, se lo sapevate già, se avevate anche voi o se avete ancora il mio sogno, ma avete delle difficoltà ad andare in Giappone. Io ci sono rimasta davvero male e continuerò ad informarmi perché ancora tante cose sono tenute nascoste ed è giusto che vengano a galla e che la gente sappia.